e sono in compagnia di Renato Di Pane, che ha concorso per il premio internazionale Salvatore Piccoli con Un Nuovo Sole, e poi Antonio Grasso con Un Posto Migliore. Partiamo da Renato. Un Nuovo Sole, che ci dà speranza questo titolo, ce lo vuoi raccontare? Sì, certamente. Innanzitutto tengo a ringraziare ancora una volta tutto lo staff organizzativo di questo meraviglioso evento. Che noi ci ringraziamo anche. Per me è veramente stato come essere in famiglia, cioè come essere a casa. Quindi sono stato trattato veramente egregiamente. Un Nuovo Sole, quindi è la mia seconda siloge, ho una prima siloge intitolata Dentro Me Stesso in prossima uscita, sempre pubblicata dalla Leonid Edizioni, e metto Un Nuovo Sole, appunto la mia seconda siloge, è un continuum, diciamo, della precedente, c'è proprio una rinascita per me poetica da questo punto di vista, in quanto la prima siloge, Dentro Me Stesso, è molto introspettiva, quindi parla, però tratta una parte di me molto, molto recondita. Nella seconda invece ho voluto dare proprio una svolta, da un punto di vista esatto, una rinascita, un nuovo sole. Credo che il titolo sia proprio indicativo, tra l'altro anche il titolo di una delle poesie facenti parte appunto della siloge. Perfetto. Invece Antonio Grasso, Un Posto Migliore, anche questo sembra un po' il titolo almeno, sembra come una cosa positiva, quindi una rinascita anche questo, ma che cos'è questo Posto Migliore? Assolutamente. Dove lo si ritrova Un Posto Migliore? Innanzitutto anch'io mi unisco ai ringraziamenti di Renato, a tutti gli organizzatori, all'amministrazione, alla casa editrice Leonida. Per la calorosa accoglienza, è stata davvero una commozione per me. E Un Posto Migliore in realtà non è un posto fisico materiale, è un percorso che mi ha portato, un percorso di tanti anni fatto di conoscenza, scoperta del mondo, sofferenza, di tanti di quei sentimenti che anche molto negativi, un periodo soprattutto della mia vita che mi ha portato a una rinascita interiore, quindi è quel posto migliore che in realtà porti un po' dentro al cuore, ecco, quindi. E quindi questo è un posto migliore anche Carlopoli, assolutamente, qui assolutamente. Che ci ospita, quindi il cuore al cuore di Carlopoli che ci ha ospitato, e il cuore proprio di questo premio letterario importante. Il cuore degli organizzatori, perché l'ho detto anche durante la premiazione, credo che appunto quando si mette il cuore. Ed è un premio letterario, alla fine è una cosa materiale, una soddisfazione, però è pur sempre un premio materiale, mentre il messaggio che noi poeti, noi scrittori, e poi credo in qualsiasi forma d'arte, alla fine c'è sempre un messaggio intrecondito che vogliamo trasmettere. Quindi quando questo messaggio arriva al cuore di leggi, in questo caso al cuore dei giurati, credo che sia la cosa, è una vittoria, esatto, assolutamente. E quindi questo è la cosa più bella. Noi lo lanciamo anche a chi da casa o sul computer appunto ci seguirà. Assolutamente. Perché avete deciso tutti e due? Quindi la faccio ad entrambi questa domanda, di partecipare al premio letterario Salvatore Piccoli. Che cosa spinge un giovane scrittore a partecipare? Ma guarda, innanzitutto ho partecipato a marzo dello scorso anno al premio Cingari, sempre organizzato dalla casa editrice Leonida, ottenendo una segnalazione di merito per la mia prima siloge, che tra l'altro mi vedo sarà in uscita a maggio dei prossimi mesi, non c'è una data certa ancora. E quindi cosa ci spinge? Si spinge la voglia proprio di esternare i nostri sentimenti, di esternare il nostro io, che credo, ripeto, sia la cosa per un poeta, perché la poesia alla fine è introspezione, ma anche, ripeto, è un messaggio all'interno, un messaggio che vogliamo trasmettere. E quando, ripeto ancora una volta, questo messaggio viene recepito, è la nostra più grande vittoria, come tu hai detto prima. E quindi la poesia, quindi, mi spinge il bisogno. E l'anima, proprio. L'essenza della nostra anima, per me la poesia è questo, è l'essenza proprio della nostra anima. E invece Antonio Grasso, cosa ha spinto un giovane a partecipare poi a un premio letterario importante come questo? Sì, devo dire la verità, è stato il primo premio letterario a cui ho partecipato, diciamo, mi è andata bene. Io provenendo dalla musica, perché essendo musicista ma più cantautore, quindi scrivo da tanti anni, la scrittura è stata la mia prima passione.
l'ho rivolto un po' più verso la musica nel primo periodo della mia vita, e solo negli ultimi mesi ho riscoperto la poesia. Quindi ho scritto tanto in questi anni e, riguardando con un occhio diverso quello che avevo fatto, mi sono accorto che in realtà c'era molta poesia in quello che ho scritto, e ho partecipato a questo concorso per condividerla con altri, perché al di là del riconoscimento, che sicuramente per me è un piccolo traguardo, spero che sia un nuovo inizio in questo campo letterario. Quindi noi il messaggio che vogliamo, con cui vogliamo lasciarci, è la poesia come condivisione, come unione, perché Carlopoli poi ha raccolto tutti voi, poeti, scrittori provenienti da città diverse, da regioni diverse. Ed è stato bellissimo, è stata un'emozione veramente fortissima. Anche noi che l'abbiamo vissuta da questo lato, insomma. Che poi alla fine credo che ogni premiazione, io ripeto sempre con la massima umiltà, non voglio elencare nulla per la vita, però credo che in ogni premiazione c'è sempre un'emozione unica, assolutamente. E quindi noi speriamo di poter far rivivere a chi seguirà queste emozioni, perché è importante, perché è il messaggio che la poesia poi vuole lanciare, e che voi ci state lasciando questa sera, arrivi a tutti, è un messaggio universale che ha la capacità, poi, come voi adesso mi avete illuminato un po' su questo, di unire le persone, quindi condividere qualcosa. Assolutamente sì. Per cui vi ringrazio. Grazie, e a te, ci vediamo alla prossima edizione del premio. Assolutamente, sono molto molto piacere. Grazie. Grazie mille. Continuo.